Cristiano Castellacci della Pugilistica Rodigina per presentare Box in Corte, un evento che presenterà 5 pugili professionisti e una cena un po' particolare. Ci racconti un po'? Buongiorno innanzitutto, grazie. Finalmente dopo un po' di peripezie, dopo 2 anni riusciamo ad organizzare questo evento, la famosa cena a Bordoring. Cena a Bordoring presso Corte Benetti, 5 incontri di pugili professionisti, quindi un evento abbastanza impegnativo e abbastanza unico, diciamo, nel suo genere. E la collaborazione tra la pugilistica Rodigina e la Box Cavarzare continua, e quindi avremo 3 pugili di Box Cavarzare che combatteranno a livello professionistico, che come si legge bene sono Crepaldi, Gasparello e Roncon, e 2 pugili della pugilistica Rodigina che combattono, l'esordio della professionista di Linda Tescaroli per noi. E quindi un incontro di box professionistico a livello femminile, anche quello evento abbastanza inusuale, e il ritorno sul ring dopo febbraio, dopo l'ultima vittoria da parte del nostro Traoré Bellassane, quindi il suo 5º incontro da pugile pro con 4 incontri, 4 vittorie. Fabio Benetti presenterà, ospiterà questo evento in una cornice molto particolare. Ci vuoi raccontare anche di questa cena, come è nata questa idea? Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, per Corte Benetti è la prima volta che ospitiamo un evento sportivo, quindi siamo molto emozionati, ma mi viene da dire anche che evento, perché insomma parliamo di campioni, di professionisti che si sfideranno in un contesto inusuale rispetto al classico palazzetto dello sport o palestra o piazza comunale. Si svolgerà l'evento all'interno di questo prato a Corte Benetti, dove diciamo d'accordo con chi ha organizzato, cioè la pugilistica Rodigina, abbiamo cercato proprio di studiare le varie portate che coincideranno con ogni match che ci sarà, quindi dall'antipasto al primo, secondo contorno e quant'altro eccetera, fino ad arrivare al dolce, coincideranno ad ogni match, in modo che la persona che assisterà a questo evento lo potrà fare in tutta tranquillità e ben distribuito durante tutta la serata, che partirà dalle ore 20. Ci sarà la possibilità di chi ha prenotato il tavolo di venire anche se vuole un'ora prima a visitare la nostra azienda, i nostri animali e quant'altro, e sono convinto che sarà un evento unico per la location, per il tipo di evento in sé, per il fatto di questa modalità inedita dell'assistere mentre si cena, e quindi io lo chiamo primo trofeo Corte Benetti perché il mio auspicio è quello che sia il primo di una lunga serie. Insomma, vogliamo creare un evento fisso annuale nel corso dei prossimi anni.